Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Bienvenue à l'écoute de Radio Giano Public History. Willkommen Leute bei Radio Giano. Viel Spaß! E amiche di Radio Giano Public History, benvenuti a Bicchieri Rotti e Frantumati, episodio 2, anno 2024. Emily Dickinson, poesia numero 1214. Ci presentiamo a pianeti e fiori, ma fra di noi abbiamo etichette, imbarazzi e soggezioni. Cara Emily Dickinson, con questi versi hai descritto perfettamente il tuo tempo, tu che hai vissuto in un nido ovattato, distribuito passi tra camere antiche e giardini. Nella solitudine della tua casa, svelaci il segreto della tua proficua ispirazione a noi aspiranti immortali in cerca di like che considerano oggi la solitudine una sconfitta. Noi che viviamo uditi e osservati giorno e notte, linkati, fotografati, whatsappati, messaggiati, telefonati, googlati, devi dirci come hai fatto di grazia a scrivere una quantità enorme di versi, citati, copiati, retweetati sui social nel silenzio più assoluto. Come hai fatto a descrivere il tuo tempo, la tua famiglia, la natura, i fiori e gli insetti, gli amori veri o immaginari, la vita e la morte. Forse attraverso la lente d'ingrandimento di un bicchiere di brandy consumato magari davanti a un camino acceso, senza notifiche e altre distrazioni, naturalmente, di cui noi non possiamo fare a meno, pena l'oblio. Questa vita complicata che tutti noi viviamo sazi e insoddisfatti e schiacciata dalla quantità di bla 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 diversificatori, scribacchini, fotografi artificialmente intelligenti, registi smartphone, diffusori di perle di saggezza custodite dentro gusci di vongole. Tutta questa gente, noi, siamo diventati allergici alla parola silenzio. Oggi è il nemico più temuto, l'assenza di rumore. Ci fa sentire morti. E noi, oggi, non vogliamo più morire. Quindi la fama e gli onori ai poeti mortali che con i loro versi imperano ancora nelle classifiche e nelle carte dei cioccolatini dell'amore. A noi, poveri aspiranti immortali, la fugace popolarità di un like, alta quanto il pollice verso in qualunque direzione. Anche se male, purché se ne parli, tanto la letteratura può fare volentieri a meno di noi. Cin cin, baci e abbracci dalla vostra Katia Simone.